Quindi il cinema italiano qui viene sempre più seguito, è il risultato certamente di una maggiore qualità che abbiamo registrato negli ultimi anni, ma anche di una capacità di presenza nella distribuzione che forse in passato non c'era stata e che ora stiamo organizzando con maggiore efficacia. E infine il presidente della SAI Shin Boon, che invita tutti al Kanpai di rito, il brindisi al cinema italiano. Ogni anno io scelto con un'altra persona che si chiama Taro Okamoto 15 film ogni anno, soprattutto i film italiani non usciti in Giappone. Pochi giorni fa un distributore mi ha chiamato per dire che ho comprato l'orchestra di Piazza Vittorio. Sono dunque già tre i film della rassegna venduti al mercato nipponico: Rosso come il cielo, Old Invisible Children e l'orchestra di Piazza Vittorio. Ma ci si augura che altri potranno essere presi in considerazione dai distributori giapponesi, sempre molto affascinati dal nostro paese, come ci ha spiegato Naoko Kunioka della casa di distribuzione Sine Qua Non, che ha comprato i diritti di Rosso come il cielo. Eccola la Tokyo dei film, dei videoclip di Madonna, delle copertine delle riviste di moda. Shibuya, una delle zone più frenetiche della capitale. Per non rimanerne schiacciati, bisogna farsi rapire dal suo fluire, dalle folle in movimento. Le verticalizzazioni dei grattacieli e i colori dei seoneon. È qui che si trova l'incrocio pedonale più attraversato al mondo. Migliaia di giovani si danno appuntamento nella piazza, il cui simbolo è un cane, Achiko, morto per disperazione dopo aver aspettato il padrone per 7 anni. Ma non è solo la piazza ad essere gremita di gente. Le strade laterali, gli innumerevoli negozi di vestiti, i locali, tutto è un pullulare di volti, di voci, di abiti alla moda. Tokyo ha ormai detronizzato Londra per la street fashion, ed è proprio qui che è nata la Shibuya Kei, la scena musicale che il Giappone è riuscito a far sbarcare in Occidente. Gruppi culto come Pizzicato 5, Cibo Matto, fenomeni pop che incarnano il moderno immaginario collettivo giapponese, il mondo dei manga, la televisione, i videogiochi.